giorni che si parla del Santa Maria della Scala, purtroppo non perché sono in allestimento grandi mostre o perché il flusso di visitatori è in aumento o quant'altro di positivo si possa raccontare di questo grande complesso museale. Se ne parla invece per diatribe tra chi gestirà tra il comune. Insomma, un momento di difficoltà per questo grande spazio senese. Il Santa Maria della Scala è un patrimonio della città di Siena e dell'umanità, scrive il Comitato Insieme per il Santa Maria della Scala. Uno dei promotori è la storica Gabriella Piccinni. Grazie di essere con noi. Ecco, Buongiorno, buongiorno a tutti. è un grande patrimonio. Voi storici lo segnalate da tanti anni. Le varie amministrazioni hanno fatto progetti importanti su questo complesso museale. Lo abbiamo visto in grandi momenti. Mi viene da ricordare la grande mostra di Duccio, ma tante altre ci sono state. D'Ambrogio, sì. Brava. Ultimamente però sono stanze lasciate un po' a se stesse. Sì, Che cosa dobbiamo fare? senti, io ho un grande innamoramento per il Santa Maria della Scala, proprio anche per la vicenda di studiosa. Oltre che me lo sono trovato lungo la strada anche nei miei anni giovanili, quando facevo consigliera comunale, avevo 28 anni. Quindi, diciamo, i due fronti dello studio e del capire come si poteva tutto ciò valorizzare mi sono stati molto cari tutti e due. Questo è un complesso di edifici, un pezzo della città che precipita per quattro piani sotto, tre piani sopra, sono 380.000 metri cubi, c'è una cosa eccezionale, un patrimonio importantissimo. Un ospedale storico millenario, conosciuto in tutta Europa allora e conosciuto in tutta Europa oggi, questo forse noi non abbiamo la percezione. È considerato uno degli ospedali meglio studiati d'Europa, meglio conosciuti, e ha ricevuto, scusate questa premessa un po' professionale, un ritorno di attenzione negli ultimi anni perché si è cominciato a studiare come gli ospedali medievali fossero in realtà da inserire nella riflessione sulla nascita, le antiche radici del welfare system, quindi dove le società politiche del passato si sono rese conto che bisognava aiutare, assistere il bisogno in varie forme. Naturalmente, con le forme si modificavano durante il tempo. Quindi è una grande cosa. Poi questa cosa è stata arricchita perché gli ospedali antichi erano anche un modo per presentare le città a chi veniva, agli stranieri, ai cittadini stessi, perché questo invogliava le donazioni e quindi si riempivano di opere d'arte, di cose belle, cioè. Ciò ci ha regalato un patrimonio eccezionale. Questo patrimonio eccezionale a un certo punto, grazie a un'intuizione degli anni 70 di Cesare Brandi, che cominciò a dire: ma abbiamo due cose eccezionali, i grandi quadri della Pinacoteca e questo grande luogo. Pensiamo a fertilizzarli insieme, portiamo la Pinacoteca al Santa Maria della Scala e facciamone un grande centro per la conoscenza del gotico europeo. Quindi c'è stata tutta una lunga riflessione che è durata decenni, poi dagli anni 80 è cominciato il progetto per tutti i trasferimenti dell'ospedale, perché le tecnologie contemporanee non offrivano più, non trovavano più nelle vecchie stanze dell'ospedale, forse credo, gli spazi adeguati per curare le persone, quindi la nascita delle scorte, poi all'inizio degli anni, che è stato gli anni 90, mi pare, il trasferimento degli ultimi reparti. E quindi l'avvio di questo progetto che ha visto le energie. Io ricordo all'inizio c'era un comitato promotore che era composto da tutte le istituzioni cittadine. C'era l'arcivescovato, c'era l'università, allora una sola, naturalmente, c'era la soprintendenze, tutte le energie, il comune, naturalmente, le energie politiche istituzionali che avevano a cuore il Tomari e la città. C'è stato un grande lavoro di elaborazione, poi un concorso che fu vinto dall'architetto Canali. Io, fra l'altro, fui fra i consulenti per la parte storica proprio del progetto Canali che vinse. Però presentarono dei progetti bellissimi, quindi la città si arricchì anche di quello. Quindi cominciò la progettazione
e cominciò il restauro. Era una grande opera, perché restaurare appunto queste cubature è un grande impegno finanziario, di progettazione. Io ricordo che in quegli anni intere schiere dei nostri studenti archeologi, storici dell'arte, storici, si sono formati lì dentro, seguendo i restauri, a contatto con le maestranze, per cui anche l'operaio edile si formava, imparava che quando si apre una volta bisogna guardare che c'è dentro. Dentro una volta della casa del rettore fu trovato anche un pezzetto, per esempio, di un'edizione di un manoscritto della Divina Commedia, un piccolo pezzettino che è entrato nei cataloghi nazionali delle varie versioni della Divina Commedia di Dante. Quindi c'era tutto un arricchimento di conoscenza, ma che non era solo conoscenza ai fini dello studio, che pure a me sta tanto a cuore e a tante altre persone sta a cuore, era anche ai fini della capacità poi di restituire tutto questo alla cittadinanza, all'umanità, a tutti quelli che ne sono proprietari, fra virgolette, come bene comune. Quindi c'è stato un grande lavoro. Ora questo lavoro si è fermato. Questo lavoro ha avuto naturalmente gli alti e bassi, no? Questo perché sono 40 anni e naturalmente non possiamo immaginare che tutta la programmazione sia stata tenuta allo stesso livello. Ci sono stati momenti in cui delle operazioni sono andate avanti. Io ricordo l'avvio del Museo della Città, che io ho le fotografie, riguardavo in questi giorni, mentre Bruno Valentini taglia il nastro, io dietro che racconto un po' questa cosa, che doveva essere una tappa di un percorso, che una città come Siena non abbia un completo museo della città dove si restituisce al viaggiatore un po' l'immagine di quel che ha visto per le strade. È stato fatto un pezzetto e lì è morto. Oppure c'è il materiale meraviglioso del museo archeologico. È allestito come allestivano musei nei tempi passati, ma passati molto. Ma lì c'è potenzialità per delle restituzioni digitali, effetti. Si può fare di tutto per rendere il museo quello che sono i grandi musei del mondo, cioè dei luoghi dove ci si diverte mentre si impara, dove si guarda, si cresce, si passa anche del tempo libero. Ognuno di noi quando va a visitare, vai al Louvre, vai al Beaubourg, vai ovunque per il mondo, poi c'è la bella caffetteria, ti fermi, pranzi, compri degli oggetti carini. Io per esempio, contro a quello che dovrebbe essere il mio mestiere, sono una fanatica di bookshop che mi vendono gli orecchini ricavati dai quadri, cioè tutta questa produzione intorno che è un contorno, certo, però è un contorno gradevole che ti rende un soggiorno di apprendimento, anche un momento che puoi fare con le famiglie. Quindi cioè, esiste una teoria, capito, di come si fanno i musei. Questo che vorrei dire, esiste. Basta attingere lì, oltre che naturalmente a quel che vuole la città. Si sa come dovrebbero essere fatti. Quindi non ci vuole, non bisogna inventare niente, perché i musei, appunto, giustamente come stavi ricordando, sono diventati luoghi dove non c'è più quella paura a entrare da parte di persone che magari non hanno, non sono professionisti della materia artistica, ma diventano luoghi dove, grazie a proiezioni in 3D, grazie a tanto altro, si vive questa esperienza. Il Santa Maria della Scala aveva preso questo avvio, tra l'altro c'erano appunto proiezioni in 3D, poi le cose non sono andate bene e vediamo ora, negli ultimi giorni, che siamo proprio al battibecco, insomma, siamo proprio al... Scusa, non voglio interromperti, no? Sì, sì. Volevo dire, gli ultimi giorni sono stati un po' la cartina di tornasole, no? La punta dell'iceberg che a un certo punto ha fatto dire no, basta, bisogna parlare, insomma. Perché appunto hanno evidenziato ad un livello anche basso, no? Delle tensioni che non sono più all'altezza del progetto, Lì manca un direttore, per esempio. C'è un comitato scientifico che io ho criticato, ma non per le singole persone, perché non ha mosso. Scientifico vuol dire che ci deve essere dentro la scienza. Il comitato scientifico non è fatto per quelli che devono cercare finanziamenti, quelli devono andare in consiglio d'amministrazione. Il comitato scientifico deve essere fatto appunto degli esperti che possono dire questa mostra è adeguata, quest'altra no, questa va pubblicizzata in un modo, qui va fatta didattica in un altro modo, ci si può portare musica, ci si può portare teatro. Cioè il comitato scientifico deve servire a questo e quindi ci vogliono professionalità nazionali.
Nazionale non vuol dire che non possono essere nate a Siena, e a volte vorrei chiarire questa cosa. Nazionale vuol dire che hanno il cervello anche altrove, che possono, come posso dire, fertilizzare anche, no, la città con le idee, le competenze, oppure appunto anche personaggi nazionali o internazionali, che possono dialogare, che possono portare il confronto delle esperienze, oppure persone, esperti locali, ma che abbiano i contatti, la rete internazionale, per portare il dialogo. Insomma, le strade sono sempre quelle della qualità. Ecco, Santa Maria alla Scala non consente una qualità bassa dell'intervento. Il vostro però, ti chiedo di chiarirlo, non è un intervento politico. Ieri vi siete ritrovati in 200, l'iscrizione al comitato è ancora aperta e vi stanno aderendo persone che vengono da varie esperienze politiche. Ma avete questa etichetta appunto di essere gli Allora, intellettuali partiamo da radical questo. chic? Io sono una signora anziana, quindi per me la politica è una parola nobilissima. Quindi quando io dico questo è un intervento politico, perché è la gente che si occupa del proprio mondo, della propria città, della qualità della vita, della cura di quella città. Quindi la politica nel senso più nobile del termine è veramente impersonata qui. Naturalmente poi insieme. E tra i promotori ci sono anche forze politiche che si collocano nell'ambito del centro-sinistra, che in questo momento è una delle forze di opposizione, cioè una serie di forze di opposizione a livello di amministrazione comunale, no? Quindi si sono ritrovate anche guardando che cosa non era stato realizzato, i punti deboli di questa gestione sul Santa Maria della Scala. Io questo non ci trovo niente di male, perché appunto la politica è il modo attraverso il quale noi ci esprimiamo nel mondo, ci esprimiamo come soggetti pubblici, come posso dire, diamo voce al nostro sentire. Quindi io, ma questo appunto, qualcuno mi dice che sono datata, e per forza Grazie. cose sono datata. Per me politica è una grande parola, e quindi abbiamo fatto un intervento politico. Ma non ci siamo presentati, cioè io credo di avere le mie carte in regola per parlare del Santa Maria della Scala, no? Per la mia Avendolo esperienza, studiato per tanti anni. avendolo studiato, la Maura, sì, Maura, la Vabbè, Barni, Barzanti, la Barni. Maura, perché mi è venuto il nome del padre, Mauro Barni, no? Che è stato sindaco di Siena, e quindi in questo momento avevo questo passaggio mentale. Lei appunto è stata una docente, anche rettrice dell'Università per Stranieri, quindi il problema dell'inclusione, per esempio, lo sente molto, di questa internazionalità, possibilità di utilizzare in Santa Maria alla Scala per il dialogo. Io come universitaria, ancorché io adesso in pensione, sento tanto il bisogno di riportare gli studenti dentro quella struttura, anche a studiare, una sala di lettura aperta agli studenti. La troverei una cosa bellissima da fare lì dentro, no? Insieme agli spazi per il teatro, per tutto quel che possiamo trovare. Una cosa vorrei dire, scusami, perché questo è interessante. Secondo me Santa Maria della Scala è talmente grande e talmente versatile, anche proprio nella sua storia, che ci possiamo fare molte cose, non tutte, naturalmente. Non ci possiamo giocare che so io, a nascondino, o fare La Zumba, come è stato. Zumba o altre attività, però è una struttura che già nella sua, siccome era una città sostanzialmente, aveva le parti nobili, le parti monumentali, poi aveva par le parti di servizio, dove ci facevano il pane, dove ci facevano, aggiustavano le suppellettili. Quelli sono già potenziali spazi dove puoi fare altro senza danneggiare la struttura, perché già erano nate così, c'era di tutto dentro, c'era la vita delle persone, c'erano le parti dove dormivano, quindi organizzate tipo camerate o tipo grandi sale. Quindi c'è una potenzialità molto grande per fare di questa cosa proprio quel museo moderno, nel senso moderno che dicevo prima. Sale, conferenze, un po' di tutto. Ci Però ci vuole fermiamo tempo. perché siamo arrivati al termine, però una domanda ancora te la voglio fare. Insieme per il Santa Maria della Scala, hai in programma di presentare, che ne so, un resoconto, un'idea, per aprire un dialogo, una discussione con quelli che sembrano essere i personaggi dell'anno zero, anche se ovviamente ci sono millenni alle spalle.
Ma io devo dire ancora non ce lo siamo posto questo. Volevamo vedere un pochino anche se la gente rispondeva e mi è sembrato che ci sia stata una grande risposta. Più di 300 adesioni, più quelle delle associazioni e stanno continuando ad arrivare anche stamattina. Ho aggiornato da poco il file, quindi c'è una risposta molto forte. Ieri sera pioveva eppure c'erano 200 persone in piazza, quindi credo che questo discorso dovrà andare avanti, cioè dovremo cominciare. Diciamo dalla chiamata ricordiamoci che questa struttura c'è, gli dobbiamo dare le gambe ad una parte di nuovo più progettuale, perché l'idea è dobbiamo decidere dove andare, cioè qual è ancora una volta la svolta che questo ospedale deve fare, la città deve essere protagonista di questa decisione. Quindi noi credo che potremo continuare, insomma, a riflettere sul Santa Maria, organizzeremo qualche altro momento. Magari più di approfondimento su singoli aspetti, per dare un aiuto alla città, perché appunto Santa Maria della Scala davvero è nostro, è nostro dei cittadini di prima, di quelli di ieri, di quelli di stamattina e poi sarà anche di quelli di domani, quindi non è delle singole amministrazioni destra, sinistra o centro che di volta in volta si alternano, insomma, è della collettività, veramente un bene comune. Grazie a Gabriella Piccini per essere stata con noi. Buon lavoro, Grazie buona a voi, giornata. arrivederci.